Presto scoprirai come vincere 100.000 dollari in un teleshow, come predire il lancio di una moneta e che cosa c'entrano i fulmini. Ciao, sono Ivan. Il signor Roy Sullivan venne colpito durante la sua vita 7 volte da un fulmine e sopravvisse ogni volta. Pure sua moglie venne colpita da un fulmine. Queste sono coincidenze abbastanza paradossali, eppure è una storia vera. Si dice che lo stesso posto non può essere colpito più volte da un fulmine. Eppure gli scienziati della NASA sono riusciti a dimostrare il contrario. Analizzando un temporale in Arizona, hanno scoperto che su 386 fulmini, 186 hanno colpito lo stesso punto. Ma dove colpirà il prossimo fulmine non potrebbe dirlo nemmeno Roy Sullivan, perché dovrebbe conoscere tutto su ogni particella dell'universo. Questo fenomeno si può osservare nel fatto che uno studente di Londra è riuscito a creare una macchina che lancia monete con una precisione del 100%. Per ottenere questo risultato, riuscì a trovare addirittura 31 diversi parametri che influissero sul lancio della moneta. Quando lanciamo semplicemente una moneta, infatti, testa e croce tendono ad uscire con uguale frequenza. Ho deciso allora di lanciare 100 volte una monetina e subito dopo inventare una sequenza casuale. Ora vedete due sequenze. Provate ad indovinare quale delle due è quella veramente casuale. Potrebbe sembrare questa, poiché nell'altra i risultati spesso si ripetono, eppure questa è quella che ho inventato io. Le sequenze casuali sono facilmente distinguibili da quelle inventate, perché la nostra intuizione ci fa intendere che ciò che ha un minimo di ordine non può essere casuale. Questo si chiama fallacia dello scommettitore, ovvero se un evento non accade da svariato tempo, non vuol dire che la sua probabilità di accadere sia più alta. È già la quinta volta di fila che esce croce. Probabilmente la prossima sarà testa. Se state giocando al casinò alla roulette, magari a Monte Carlo, e da 7 tiri di fila sta uscendo rosso, non buttatevi subito sul nero. Vediamo quindi che il nostro cervello non se la cava benissimo con la probabilità, eppure fa ancora più fatica quando dobbiamo noi stessi generare un numero casuale. Se ci viene chiesto di dire un numero casuale, infatti, i numeri 11, 39 e 47 ci sembrano di gran lunga più casuali di 2 o 4. Quando pensiamo a dei numeri casuali, in realtà escludiamo una parte di essi e tendiamo a non nominarli. Ci sono due modi principali per generare delle sequenze casuali: attraverso la matematica e attraverso la fisica. Un esempio di formula matematica è: prendiamo l'ora corrente, la eleviamo al quadrato, togliamo i 3 numeri in mezzo e attacchiamo le due parti. In questo modo abbiamo ottenuto un numero casuale. Il problema però è che per la persona che conosce l'algoritmo, il prossimo numero sarà facilmente prevedibile. Qualunque algoritmo, per quanto difficile non sia, può essere decifrato. Il caso moderno più famoso è quello di Michael Larson. Nel 1984, nello show Press Your Luck, vinse talmente tanti soldi che non ci stavano più sul display. Durante quasi tutta la puntata, Michael continuava a vincere ogni volta e sembrava un giocatore altamente fortunato. Più avanti, l'FBI riuscì però a scoprire che Michael aveva registrato per 6 mesi di fila tutte le puntate dello show ed era riuscito a scoprire l'algoritmo che stava dietro al gioco. Ma come si fa quindi ad ottenere un numero casuale? Per farlo, dobbiamo paradossalmente staccarci dalla matematica. Ci serve un sistema dove tutto accade con probabilità equa e in modo totalmente casuale. Ci serve il caos oppure la natura. Oppure possiamo osservare un doppio o un triplo pendolo. Il moto di questi pendoli è caotico, imprevedibile e varia fortemente dalle condizioni iniziali. Possiamo osservare ciò che è comunemente chiamato effetto farfalla. Corre il gennaio del 1961 ed una sera Gennady decide di andare ad una piccola festa. Arrivato lì, vede una ragazza che gli sembra molto carina e decide di offrirle dello spumante. Solo che per sbaglio inciampa e se lo rovescia addosso. Dopo questo piccolo inconveniente, Gennady si fa timido e ritorna nel suo appartamento. Quella ragazza era una certa Alla e non avendola conosciuta, Gennady non l'ha sposata 3 anni dopo. Quindi non ha avuto una figlia di nome Irina, che a sua volta non ha avuto un figlio di nome Ivan.
Questo era un esempio di effetto farfalla, ovvero l'idea che piccole variazioni nelle condizioni iniziali di un sistema producano grandissimi cambiamenti a lungo termine. Ma torniamo ai numeri e alla natura. Un modo per generare un numero casuale è utilizzare il rumore atmosferico, ovvero emissioni elettromagnetiche all'interno della ionosfera generate dall'energia dei fulmini che colpiscono la Terra, più o meno 3.500.000 al giorno. I valori sempre casuali registrati del rumore atmosferico vengono elaborati da un algoritmo e generano in tal modo un numero casuale. Come già detto all'inizio del video, finché non conosceremo la posizione e la velocità di tutte le particelle dell'universo, non potremo predire con certezza i fenomeni ambientali. Quindi utilizzare il rumore atmosferico è un metodo che genera numeri del tutto casuali. Se per caso vi steste chiedendo a che cosa servono le sequenze di numeri casuali in pratica, beh, per esempio le banche utilizzano codici a bit generati casualmente per cifrare le transazioni. Così, per decifrare un codice a 128 bit, un supercomputer avrebbe bisogno di 2.158.000 milioni di anni. Easy, easy, think about this, man! Se no, gli indirizzi URL dei video su YouTube, chiamati anche hash, sono sequenze di caratteri casuali. Così, il videoclip In Da Club di 50 Cent ha nel suo hash la parola sedere, mentre questo fantastico video ha nel suo hash la parola Putin. Per oggi è tutto. Spero che sia tutto chiaro. Come disse un certo Albert Einstein, Dio non gioca a dadi con l'universo.